Ma è vero che fare cardio fa perdere massa muscolare? Una delle paure più grandi del fare cardio è il temuto catabolismo. Durante gli anni nel mondo dell'allenamento si è assistito a una riduzione della pratica dell'attività cardiovascolare, poiché la si associa fortemente alla perdita muscolare. In realtà gli effetti provocati dall'attività cardio sono esattamente gli opposti. Molti studi hanno infatti evidenziato che gli effetti degli adattamenti a lungo termine dell'attività aerobica coincidono proprio con un aumento delle sostanze e delle molecole che facilitano e aumentano l'ipertrofia muscolare. Per quanto riguarda il temuto catabolismo, invece, se alla base viene impostato un buon regime di allenamento aerobico effettuato lontano dall'allenamento di forza, con una tempistica intorno ai 45 minuti per evitare l'effetto del cortisolo, allora il catabolismo non avverrà mai. Quindi smetti di farti pippe mentali e vai a fare il cardio, perché siamo nati anche per correre.